Cogli la rosa quando è il momento. In latino si dice invece carpe diem. Chi lo sa che cosa significa? Carpe diem, cioè cogli l'attimo. In questa pellicola, un indimenticabile Robin Williams, nei panni del professor Keating, esorta i suoi studenti a seguire la filosofia del carpe diem e cogliere il momento. Nel mondo degli investimenti, la ricerca dell'attimo fuggente è davvero così importante? Cercare di identificare il momento migliore in cui investire o disinvestire per anticipare i movimenti del mercato e trarne profitto viene chiamato market timing. Il market timing suggerirebbe di poter dare slancio alle performance. Tuttavia, l'evidenza empirica ci dimostra che i rischi ad esso connessi sono molteplici e non sempre sono giustificati dalla performance finale. Il rischio principale è quello di sbagliare le tempistiche. L'investitore, infatti, può acquistare a valutazioni già elevate oppure può vendere troppo presto o troppo tardi. Prendiamo per esempio l'indice Standard & Poor's 500. Se avessimo investito $1,000 nel gennaio del 2002, 20 anni dopo, nel gennaio di quest'anno, avremmo ottenuto un risultato di circa $6,163. Tuttavia, se andassimo ad escludere le 20 migliori giornate di borsa nell'arco di questi 20 anni, vedremo che il nostro tesoretto crollerebbe a circa $2,823. Togliendone altre 10, si arriva ad avere solo $1,678. Pertanto è chiaro che sbagliare il timing di anche solo qualche giorno può compromettere la performance di interi decenni. Inoltre, anche un investitore che voglia approfittare delle fasi di ribasso per comprare a valutazioni, come si suol dire, a sconto, rischia di farsi molto male. La strategia dell'investitore, infatti, può essere perfettamente razionale, ma talvolta il mercato non lo è. Una citazione, spesso attribuita a John Maynard Keynes, ci ricorda che il mercato può rimanere razionale molto più di quanto tu possa rimanere solvente. Anche qualora si riesca a portare avanti un timing perfetto, e quindi si riesca obiettivamente a catturare l'attimo fuggente, la performance potrebbe essere comunque deludente. Solo il 2% della performance di un portafoglio è in realtà attribuibile al market timing. A fare la parte del leone è infatti la asset allocation strategica, il modo in cui il portafoglio è distribuito fra le diverse asset class, azioni, obbligazioni e così via. Pertanto possiamo dire che per investire con successo sui mercati finanziari non serve essere un lanciatore di coltelli o tantomeno un mago del timing. La pianificazione patrimoniale, la diversificazione, una buona asset allocation strategica e i PAC sono le migliori armi che abbiamo a disposizione anche nei momenti di mercato più difficili.